Buongiorno e buona giornata, buon giovedì 11 febbraio 2021, quasi alle ore 12 di questa mattinata. Come di consueto per ogni giovedì andiamo a recensire la puntata della scorsa nottata di NXT, ormai sapete, terzo brand molto di classe della WWE. Nella puntata ovviamente i piatti forti erano le semifinali, le ultime due semifinali, l'una al maschile e l'altra al femminile della Dusty Cup 2021. Show che praticamente si è aperto con una bella, anzi devo dire meglio, sia la semifinale al maschile che quella al femminile è stata molto bella, anzi sì, vedo qui due semifinali al maschile e una al femminile. La prima, che appunto Open Kickoff Serata MSK, che praticamente ex Impact Wrestling erano i Rascals, chiamati simpaticamente da me riscalziati, hanno battuto la stable Legado del Fantasma. Xia Li con la sua solita imponenza e importanza anche di spettacolarità scenografica ha battuto Cora Jade, però chissà chi c'è in quella scenografia che ci viene sempre mostrata quando entra Xia Li, chissà, probabilmente lo scopriremo man mano strada facendo. Nella semifinale femminile, Shotzi Blackheart e Ember Moon hanno avuto la meglio su Candice LeRae e Indi Hartwell, The Way ovviamente femminile, The Way maschile sappiamo, Johnny Gargano e Austin Theory. E proprio per quanto riguarda Austin Theory, che devo dire, cari amici, lo vedo abbastanza muscoloso, bello, si vede che magari ha messo su un po' di massa muscolare. Bene, bene. Kushida batte Sabu per squalifica Austin Theory perché? Ora vi spiego. Praticamente già da ieri, quindi dalle scorse ore, Austin Theory aveva proclamato sui social che avrebbe fatto pagare a Kushida quello che il nipponico aveva fatto 7 giorni prima al suo compagno Johnny Gargano, che si pensava che magari non poteva competere al takeover di questa domenica. Ma in realtà lo stesso general manager William Regal ha detto: guarda che tu, e come che puoi combattere? Infatti, proprio questa squalifica nasce dal fatto che tutta la cosa che magari aveva il braccio fasciato Johnny Gargano è stata una pantomima, una vera e propria presa in giro, ovviamente in chiave storyline. Quindi, appunto, Gargano e Kushida si affronteranno in quel di Vengeance Day domenica, però qui si profila, attenzione, un possibile anche 2 contro 2 tra Kushida, ormai il grande disegnatore di NXT, Dexter Lumis, contro Gargano e Austin Theory. E chissà, magari se non riesce Kushida a battere Johnny Gargano, che ci possa provare Dexter Lumis. Anche questo saremo a vederlo. Poi Cameron Grimes, il suo ritorno, ovviamente in grande stile, ciò che dice che farà abbastanza bene, meglio di prima. E poi, nell'ultimo match della serata, incredibilmente, Ciampa e Thatcher vengono sconfitti dai giovani veterani europei di Liverpool, i Grizzly, di Young Veterans, che, se la memoria non mi gioca brutti scherzi, fino al massimo un anno e mezzo fa facevano parte di NXT Gran Bretagna. Guardate ora, sono lì che hanno un'opportunità per guadagnarsi una title shot ai titoli, cioè a un titolo, diciamo, di NXT. E quindi,
andiamo a questo punto a dare un'occhiata alla card, quindi ribadendo, NXT TakeOver Vengeance Day, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 febbraio, ovviamente dalla 1 visibile legalmente sul WWE Network, ovviamente al Capital Wrestling Center, o come sappiamo tutti, WWE Performance Center. I match in questione sono Yoshirai contro Toni Storm contro Mercedes Martinez per il titolo massimo femminile di NXT detenuto da Yoshirai. Dakota Kai e Raquel Gonzalez che affronteranno Ember Moon e Shotzi Blackheart, quindi per una futura opportunità le cinture femminili di coppia. Poi ecco sì, mi stavo a scordare che ci sono comunque anche quelle maschili, le cinture di coppia di NXT, buco mio di memoria, scusate. Gli MSK, Wesley e Nash Carter, ex Rascals, ho detto appunto riscalzati ad Impact Wrestling, con i giovani veterani di Liverpool, Grizzly, Young Veterans, James Drake e Zach Gibson, appunto per una futura opportunità per i titoli di coppia di NXT, per chi vincerà, come anche quello femminile. Finn Balor contro Pete Dunne nella sfida al titolo massimo di NXT detenuto da Finn Balor. Johnny Gargano contro Kushida per il titolo nordamericano tenuto al momento da Johnny Gargano. Ovviamente penso che ci saranno comunque l'assistenza dei due partecipanti, dalla parte di Gargano Austin Theory e dalla parte di Kushida Dexter Lumis. Ma ora, come ultima cosa, andiamo comunque ad analizzare il cammino sia dei finalisti maschili che femminili alla Dusty Cup. Partiamo dal gentil sesso, dalle donne. Allora, Dakota Kai e Raquel Gonzalez, vediamo un po'. Hanno battuto nel primo turno Aliyah e Jessica Mia, nel secondo Casey Catanzaro e Kaden Carter. Invece Ember Moon e Shotzi Blackheart hanno battuto prima Marina Shafir e Zoe Stark, poi The Way, Candice LeRae e Indi Hartwell. Per quanto riguarda invece quello maschile, dove ricordiamo es MSK Grizzled Young Veterans, gli MSK allora al primo turno hanno battuto Jake Atlas e Isai Swerve Scott, nel secondo Drave Maverick e Killian Dane e poi appunto il legato del fantasma. I Grizzled Young Veterans hanno battuto al primo turno Avery Reese, Chase Barker e Matt Martel, al secondo Kushida e Rion Ruff e appunto nella notte passata Tommaso Ciampa e Timothy Thatcher. Quindi insomma una card di tutto rispetto, chissà se ci potrà essere qualche cambio di titolo. Di sicuro ci saranno opportunità future titolate per le cinture di coppia. Ora veramente concludo. Cosa posso dire? Per esempio, Yoshirai, Toni Storm e Martinez. Beh, diciamo che la questione è questa. Yoshirai potrebbe anche difendere con successo il titolo, però chissà, per Toni Storm sarebbe una grande occasione dopo aver detenuto per un bel po' di tempo il titolo di NXT UK. Avere anche quello di NXT per la finale Dusty femminile, magari vedo come mia preferenza Ember Moon e Shotzi Blackheart, anche se Dakota Kai e Raquel Gonzalez hanno comunque il potenziale. Anche la finale maschile è molto difficile da pronosticare.
Ma secondo me, dico MSK, visto che comunque appunto venivano da un ambiente diverso, Impact Wrestling, quindi per magari dare un risalto ancora maggiore. Finn Balor, Pete Dunne, io dico che sarà ormai sicuramente molto combattuto. Per esempio, che io posso dire per quanto riguarda il timing, secondo me qui si va sul quarto d'ora, 20 minuti abbondanti, però penso che Finn Balor difende con successo. Gargano Kushida, probabile vittoria, però non pulita, ma sporca di Johnny Gargano, chissà, magari con già annuncio della puntata di NXT Post Takeover Vengeance Day del citato, come ho detto prima, 2 contro 2 tra Gargano e Austin Theory contro Kushida e Dexter Lumis. Bene, quindi per questo video è tutto, a me non mi resta che salutarvi. Noi per quanto riguarda la WWE ci vedremo sabato per raccontare quando succederà domani a SmackDown e chissà di avere qualche novità sulla card di Elimination Chamber 2021, imminente prossimo pay-per-view dei roster principali. Io vi ringrazio voi tutti, quindi buon pranzo, perché ci avviciniamo al pranzo, e noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti o qui o su Facebook. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!